L'ordinazione presbiterale è un evento veramente unico nella vita di una persona. Capisco che per altri i momenti unici sono diversi e quindi magari è difficile capire lo stato d'animo di un giovanissimo, 23 anni e 3 mesi alla data dell'ordinazione. Non è facile comprenderlo, però è tutto un mondo di sensazioni perché è l'arrivo di un percorso lunghissimo, durato 12 anni, quindi per 12 anni si è guardata a quel giorno e a quella meta, la si è desiderata, la si è preparata, la si è amata e quando arriva ti sconvolge e ti stravolge la vita e ti mette un subbuglio nel cuore e nell'animo. Che è bello ovviamente, ma che ti riempie di tanta commozione, di tanta gioia, inesprimibile peraltro. Io ho vissuto in due seminari, ho iniziato nel seminario di Cefalù, entrai l'11 ottobre del 1958 e lì frequentai i 3 anni della scuola media e gli anni del ginnasio, secondo l'ordinamento degli studi classici del tempo, quarto e quinto ginnasio. Noi abitavamo a Castelbuono, Castelbuono è diocesi di Cefalù, quindi inevitabilmente il mio primo seminario fu quello. E fu un'esperienza molto, molto esaltante, un'esperienza appunto desiderata e un'esperienza vissuta con grande entusiasmo, con grande passione. Un po' meno da parte dei miei genitori, perché staccarsi dal figlio piccolissimo, cioè avevo 11 anni e mezzo quando entrai in seminario, non fu un fatto che rimase così un po' ai margini della loro vita. I primi 2 anni, soprattutto quando i miei venivano a visitarmi in seminario, l'emozione del distacco era quasi sempre la stessa, immutata. Secondo seminario, dal 63, il seminario di Palermo, a motivo del trasferimento, la famiglia si trasferì a Palermo per ragioni di ufficio di papà e quindi passai al primo liceo, al seminario di Palermo. Ambiente estremamente diverso. Però il mio adattamento fu, diciamo, abbastanza spontaneo e abbastanza facile e ricordo anche quegli anni con grande gioia, è lì che poi sono maturate le amicizie forti che ancora mi porto con i miei confratelli sacerdoti e anche con qualche confratello vescovo. Ma la mia vocazione nasce da lontano. Io piccolo, piccolo bambino, avevo i miei 5 anni più o meno, già servivo messa a un prozio di mamma che era rettore di una chiesa a Castelbuono e andava la mattina a celebrare messa e mi portava con sé. E ricordo che cominciai a servire messa, non arrivavo, a quei tempi si cambiava il messale all'altare, io arrivavo appena, qualche volta inciampavo, cadevo con tutto il messale, con situazioni assai buffe, meno per mio zio e meno per me. Però sono state quelle le esperienze che mi hanno avvicinato fin da una tenerissima età all'altare e farmi nascere quel desiderio che poi maturò nella vicinanza all'arciprete, che era una persona molto anziana, ma con il piglio di un nonno molto affettuoso nei miei confronti. Tra l'altro abitavamo proprio al lato, sulla strada che costeggiava la chiesa madre a Castelbuono, quindi sentivamo tutte le campane, i canti, l'organo. La vicinanza all'arciprete, anche a un giovane sacerdote che si curava di noi ministranti, di noi chierichetti a quel tempo, rinsaldarono questo desiderio che poi esplose in maniera notevole nel momento in cui dovevo orientarmi dopo la scuola media, dopo la scuola elementare, per il prosieguo degli studi. Ma adesso a guardarli in retrospettiva sono anni lunghissimi nei quali veramente la mia vita si è intrecciata con tanti eventi, con tante situazioni, con tante persone, con tante esperienze, che sarebbe veramente lungo, ma forse anche bello ed esaltante pure per me ricordarle. Sono stati anni nei quali mi sono lasciato guidare dalla volontà di Dio che si esprimeva attraverso ciò che mi indicavano i miei superiori e devo dire di essermi trovato sempre bene perché avendo scelto non di fare quello che mi piaceva, ma quello che mi si chiedeva,
non ho mai avuto dubbi sulla strada da percorrere e non ho avuto neanche incertezze nei momenti in cui c'era da rimboccarsi le maniche o da affrontare da difficoltà o da superare momenti difficili che ci sono stati sia nei primi anni sia negli anni successivi. In questa circostanza, ripercorrendo idealmente i 50 anni del mio sacerdozio che si sovrappongono ai 13 anni del mio episcopato, alla chiesa di Mazara che oggi mi vede suo vescovo, do un messaggio di grande affetto e di grande amore. È una chiesa che ho amato da subito, è una chiesa nella quale ho sperimentato tantissime gioie, tante relazioni belle, ma anche non poche tribolazioni. E ringrazio il Signore di tutto, delle prime e delle seconde. Ma soprattutto in questo momento mi preme rimarcare uno dei punti forti di questi miei ultimi anni di episcopato, e cioè l'apertura a questo nostro mare Mediterraneo, a questo luogo così significativo di incontro di storie, di culture, di civiltà, di fedi. Un mare che è diventato purtroppo la croce di coloro i quali assistiamo in maniera quasi incredibilmente passiva a quello che accade, alle violenze che questo mare deve registrare, al cumulo di morti che inciampano su questo mare nel momento in cui vorrebbero aprirsi a un futuro di speranza. Quindi il mio messaggio a questa chiesa è: chiesa di Mazara del Vallo, città di Mazara del Vallo, ama il Mediterraneo, guarda questo mare come alla speranza del tuo futuro e in questo mare getta tutti i tuoi desideri e i tuoi progetti, perché raccolti dall'altra sponda possono diventare il progetto e il luogo di quell'umanesimo mediterraneo che sta tanto a cuore non solo a me ma a tutti coloro che, amando questo mare e questa terra, auspicano una situazione, una realtà, un futuro veramente degno per tutti coloro che a questo mare si affacciano come a fonte di futuro e di speranza.